Ciao a tutti e bentornati su Katie and Made. Io sono Katie ed oggi andiamo a realizzare insieme un nuovo progetto. Oggi tutorial molto veloce e dedicato ai bikini. Nello specifico oggi andremo a vedere il top, ma fatemi sapere qui sotto nei commenti se vorreste vedere anche il tutorial, comunque consigli dedicati allo slip. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, comunque intanto io l'ho già iniziato. Quindi oggi andremo a vedere questo progetto. Ho realizzato un top a fascia, ma sappiate che con lo stesso schema delle coppe potete realizzare anche il classico costumino a triangolo, quindi lo schema è quello, solo che io sono andata ad assemblarli in orizzontale, quindi a creare proprio la fascia. Per questo progetto ho utilizzato l'Amore Bikini di Borgo dei Pazzi, che secondo me è il filato perfetto per la lavorazione di costumi e top estivi, in quanto tralasciando la morbidezza comunque è molto elastico, non è troppo sottile come spessore, è leggerissimo, quindi vi consiglio assolutamente di provarlo. Trovate il link nel box informazioni qui in basso insieme al codice sconto di 5 € valido su tutti i prodotti presenti sul sito, anche cordini per borse. Mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i futuri tutorial. A questo punto passiamo subito al tutorial di oggi. Allora parto con il darvi qualche spiegazione e qualche indicazione per la realizzazione della coppa. Innanzitutto possiamo prendere come riferimento un costume che già abbiamo, il nostro preferito, quello che ci fa sentire più a nostro agio, e quindi su quello costruire la coppa. Altro consiglio utile è quello di guardare sempre le misure in centimetri e non catenelle o comunque giri di lavorazione, ma eseguire il lavoro seguendo le misure in centimetri, quindi le misure in centimetri della coppa, del costume che abbiamo a disposizione. Per quanto riguarda invece l'avvio del lavoro, dobbiamo sapere la misura che parte dalla base del seno o dal laterale, in base a come posizioniamo la coppa, fino al centro, quindi fino al capezzolo, e in base a quella misura andremo ad avviare le nostre catenelle. Dopodiché andremo a costruire la nostra coppa lavorando righe di andata e ritorno, e anche in questo caso faremo riferimento al costume che abbiamo a disposizione, quindi sarà tutta una questione di seguire le misure in centimetri e non nei punti, catenelle, maglie alte, quello e quell'altro, solo misure in centimetri. Quindi la costruzione di una coppa è veramente molto semplice, perché l'importante è partire da un punto di riferimento che è il nostro costume preferito, e in base a quello andiamo a costruire il nostro costume all'uncinetto. Quindi detto questo, vi metterò sicuramente qualche misura indicativa che trovate tranquillamente sul web e poi possiamo avviare il lavoro. Prendiamo il nostro filo, facciamo il cappio iniziale e ci avvieremo le catenelle corrispondenti alla misura che ci occorre. Nel mio caso io avvierò 11 catenelle che corrispondono circa a 6 cm. Fatte le 11 catenelle, vado ad aggiungere 3 catenelle che mi sostituiranno la prima maglia alta, quindi una, due e tre. Ed ora continueremo lavorando a maglia alta. Quindi carichiamo il filo sull'uncinetto e andiamo a puntare l'uncinetto nella quinta catenella. Quindi saltiamo una, due, tre, 4 e andiamo nella quinta, inseriamo l'uncinetto e lavoriamo una maglia alta. Procederemo lavorando una maglia alta in ogni catenella sottostante fino ad arrivare all'ultima.
In quest'ultima catenella andremo a lavorare 3 maglie alte, tutte nello stesso punto ovviamente. Una. Due. E 3, una catenella ed altre 3 maglie alte sempre nella stessa catenella. Una, due, e 3. Procederemo lavorando una maglia alta nei punti restanti. Quindi partendo poi dalla maglia successiva andiamo a lavorare una maglia alta in ogni punto. A questo punto, terminato questo giro, adesso voltiamo il lavoro. Lavoriamo una maglia bassa nel primo punto ed una maglia bassa sopra questo punto basso che abbiamo appena lavorato. In questo modo avremo sostituito la prima maglia alta. Procederemo lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante fino ad arrivare allo spazio formato da una catenella. Se preferite potete mettere un marcapunti per segnalare il punto. Quindi procedo lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante. Ok, sono arrivata nello spazio di una catenella. All'interno di questo spazio andiamo a lavorare 2 maglie alte, una e due, una catenella ed altre 2 maglie alte sempre nello stesso spazio, una e due. E poi andiamo ad ultimare il giro, quindi lavoriamo una maglia alta in ogni punto restante. Lavorato anche questo giro, voltiamo il lavoro e il procedimento sarà lo stesso di quest'ultimo giro lavorato per tutti i giri che ci occorrono per raggiungere la misura necessaria. Io vi lascerò indicati qui in alto il numero di giri totali che andrò a lavorare io, più che altro righe e non giri, insieme alla misura in centimetri. Calcolate che io mi sono tenuta un po' più bassa rispetto alla taglia classica perché non ho un seno abbondante, quindi potete valutare voi in base alle vostre misure o alle misure che vi occorrono. Io cercherò di mettervi comunque tutte le indicazioni possibili per semplificarvi il lavoro. Quindi, se avete più o meno una taglia S, una prima, seconda non abbondante, potete fare riferimento alle misure che sto utilizzando io, altrimenti farete riferimento alle vostre misure. Quindi lavoriamo il totale di giri necessario e poi ci rivediamo per vedere come procedere.
Bene, ho lavorato tutti i miei giri, ne ho lavorati 7 a differenza di quelli lavorati sul prototipo. Qui sulla prova che avevo fatto inizialmente ne avevo lavorati 6, ma avevo lavorato con l'uncinetto numero 4. In questo caso sto utilizzando il 3,5, quindi ho dovuto lavorare un giro in più per raggiungere la stessa misura. Ovviamente in questo caso lavorando con il 3,5 ho ottenuto una lavorazione più rigida. Se preferite una lavorazione più morbida, lavorate con l'uncinetto numero 4 e diminuite di un giro. A questo punto dobbiamo andare a lavorare la fascia laterale. Quindi abbiamo terminato in questo modo con l'ultima maglia alta, facciamo una catenella e procederemo rifinendo tutta questa parte inferiore a maglia bassa. Calcoliamo di lavorare due maglie basse per ogni maglia alta che ci si presenta in basso. Quindi ora procedo lavorando una maglia bassa in questo punto, che è la parte superiore della prima maglia alta, ed un'altra maglia bassa alla base della maglia alta, quindi esattamente qui. Poi qui ho la riga successiva, lavoro la prima maglia bassa sulla prima parte della maglia alta e un'altra maglia bassa alla base della maglia alta, quindi mi inserisco qui e lavoro una maglia bassa. Procederò in questo modo fino a rifinire tutto questo bordo inferiore. Termineremo lavorando una maglia bassa esattamente sulla maglia alta che abbiamo qui, quindi inseriamo l'uncinetto nell'asola e lavoriamo una maglia bassa in questo modo. A questo punto inizieremo a lavorare delle righe che avranno diminuzione ad inizio e fine riga, voltiamo quindi il lavoro. E senza fare la catenella iniziamo lavorando la prima diminuzione. Lavoreremo comunque a maglia alta, quindi saltiamo il primo punto, andiamo nel successivo e lavoriamo una maglia bassa ed una maglia bassa sulla maglia bassa appena lavorata. In questo modo avremo sostituito la prima maglia alta. Procediamo lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante fino ad arrivare al penultimo punto dove dovremo andare a lavorare l'altra diminuzione, ovvero quella a fine riga. Ok, qui abbiamo gli ultimi due punti e li dobbiamo andare a lavorare insieme, quindi inseriamo l'uncinetto nel penultimo punto, prendiamo il filo, non chiudiamo, puntiamo l'uncinetto nell'ultimo punto, prendiamo il filo, cosa facciamo? Chiudiamo le prime tre asole e poi le ultime due. In questo modo avremo lavorato la diminuzione a fine riga. Voltiamo il lavoro e dovremo ripetere lo stesso procedimento. Quindi non facciamo la catenella per girare, saltiamo il primo punto, andiamo nel successivo e lavoriamo due maglie basse, una sopra l'altra per sostituire la prima maglia alta. Procediamo lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante fino ad arrivare al penultimo punto. Ultimi due punti li lavoriamo insieme per fare la seconda diminuzione della riga.
Andremo quindi a ripetere questo stesso procedimento per il totale di righe che trovate indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. Questo totale di righe parte dalla prima riga di maglia alta fino all'ultima. Quindi raggiungiamo queste righe e poi vediamo come procedere. Bene, una volta lavorate tutte le righe, non è detto che corrispondano esattamente a quelle che vi ho lasciato indicato perché dipende molto anche dai punti che abbiamo lavorato qui sulla base, le maglie basse, però comunque senza fare troppi calcoli l'importante è che ottenete una maglia alta, quindi dobbiamo lavorare un tot di righe fino ad ottenere una sola maglia alta. Poi quante righe lavoriamo poco conta, l'importante è avere una sola maglia alta. A questo punto dobbiamo andare a creare il cordoncino perché come potete vedere, vi faccio vedere sempre sulla prova, io qui ho lavorato il triangolino fino a raggiungere una sola maglia alta e poi ho lavorato il cordoncino lavorando delle catenelle che non ho rifinito a punto bassissimo, però ovviamente in questo caso qui sul tutorial lo andremo a rifinire. Quindi adesso mi ritrovo in questa situazione con una sola maglia alta. Cosa faccio? Vado a lavorare delle catenelle in base alla lunghezza che voglio ottenere, è indifferente. Ok, ho lavorato 24 cm di catenelle, non le ho contate, non è importante. A questo punto torniamo indietro a maglia bassissima, quindi partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto, inseriamo l'uncinetto e lavoriamo una maglia bassissima. E così per ogni catenella sottostante. Ok, ultima catenella, lavoriamo l'ultima maglia bassissima, vado a fare una maglia bassissima alla base, così tanto per chiudere il lavoro faccio una catenella di sicurezza, taglio il filo e lo blocco tra le maglie. Ok, questo sarà il risultato della prima parte. Dobbiamo ripetere lo stesso procedimento anche per l'altro lato. Quindi lavoriamo anche l'altra coppa e poi ci rivediamo. In questo caso farò diversamente, quindi utilizzerò il laccetto che avevo precedentemente lavorato per la prova, quello che avevo messo al centro e che si incrociava sul davanti, lo metterò esattamente qui. Quindi ho lavorato una catenella di circa 70 cm, non l'ho ripassata a punto bassissimo, ma potete farlo. E senza fare nessuna cucitura lo faccio passare nello spazio di una catenella che ho qui nell'ultimo giro, dall'interno verso l'esterno ovviamente. Faccio lo stesso anche sull'altra coppa, lo faccio passare sempre dallo spazio di una catenella. Tiro per bene e vado a chiudere con un fiocco. Possiamo quindi chiudere sia con il fiocco sia incrociarlo in questo modo e farlo passare comunque intorno al collo. Il risultato è lo stesso con la differenza che qui non andiamo a cucire le due coppe.
Quindi vedete, questo potrebbe essere un'idea, incrociato intorno al collo oppure con il fiocchetto sul davanti. In questo modo, ora così non rende, andrebbe visto indossato. Comunque questo è il risultato finale. Volendo si possono mettere anche delle coppe. Io al momento lo lascerò così perché comunque l'ho provato e mi sta abbastanza bene. Quindi questo è il risultato finale. Spero di aver fatto cosa gradita. Spero che questo tutorial e progetto vi piaccia. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Ed ovviamente se lo realizzerete fatemelo sapere, mandatemi una foto su Instagram o Facebook, così posso condividerla nelle storie ed aggiungerla all'album dedicato alle vostre creazioni. Vi ricordo che per questo progetto ho utilizzato Amore in Bikini di Borgo dei Pazzi, che è un filato perfetto per realizzare costumi e top estivi. Trovate il link nel box informazioni qui in basso insieme al codice sconto di 5 euro valido su tutti i prodotti presenti sul sito. Mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi tutorial. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito anche in questo video. Vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!